Siamo in compagnia dell'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Bodiello. Siamo in compagnia della SD San Paolo. Abbiamo accompagnato nuovamente questi ragazzi allo Stadio San Paolo. Assessore, per loro è sempre motivo di orgoglio, è sempre motivo di grande gioia. Anche un'emozione, insomma, ma per noi è bello, insomma, poter aprire le porte dello stadio più bello del Mezzogiorno d'Italia a questi ragazzini che hanno questo sogno, insomma, di giocare a pallone, perché giocare a pallone è un sogno e vanno date a loro queste possibilità. Certo, guardarlo, visitarlo, calcare quei terreni di gioco che sono, come dire, calcati da straordinari campioni che oggi vediamo allo Stadio San Paolo. Però c'è un messaggio più importante che deve passare, non è soltanto il San Paolo, ma è soprattutto la possibilità a questi ragazzini di fare sport, di fare calcio, di fare anche altre discipline sportive, ma noi non dobbiamo mai perdere questo obiettivo. Un'amministrazione che funziona, un assessorato che funziona non deve mai perdere di vista questo obiettivo. Ci stiamo riuscendo con non poche difficoltà. La cosa bella è proprio questa, insomma, che nonostante queste difficoltà Napoli è piena di campioni, piena di squadre, insomma, piena di veramente di sportivi che onorano la città. Ecco, assessore, alcuni di questi ragazzi si sono anche emozionati perché si sono seduti al posto di Hamsik e un certo Hamsik ha stabilito un record niente male proprio la scorsa settimana. Allora io posso dire a questi ragazzini che ho visto Maradona e oggi vedo Hamsik. Quindi è bello, Hamsik veramente sta diventando la bandiera del calcio Napoli. In un calcio sempre più difficile, in un calcio dove nessuno è affezionato alla maglia, lui sta dimostrando di essere napoletano e non è facile, perché non è mai facile essere napoletani. Uno poi, soprattutto che viene da un'altra nazione, insomma, da fare questa dimostrazione di affetto, dare questo affetto ai napoletani e questa professionalità è sicuramente merce rara. Hamsik è un campione vero. Cerco di essere rapidissimo, anche se però sono obbligato a farle questa domanda. Contenzioso saldato con la SSC Napoli, c'è la possibilità di avviare adesso un accordo definitivo per il futuro, anche se però il presidente De Laurentiis ha parlato di terreni visionati nella zona vesuviana del Casertano anche. Assolutamente sì, settimana scorsa abbiamo portato in giunta la delibera sulla transazione che chiude le vecchie partite economiche, le pendenze, quindi sappiamo chi deve dare cosa ed è un grande passo avanti, perché non si era mai firmata questa transazione. Oggi dobbiamo pensare a un rinnovato rapporto, insomma, con la società sportiva, ci sono tutte le premesse. Se De Laurentiis vuole fare lo stadio in un altro posto lo può fare, è proprietario di una società sportiva. I napoletani però, questo lo diciamo sempre, sono affezionati allo Stadio San Paolo e chiedono a noi questo sforzo che oggi stiamo compiendo. Grazie assessore. Grazie a voi.